Ciao ragazzi e ragazze, bentornati in un nuovo video. Questo è un video creativo, quindi vi farò vedere ciò che mia madre e un po' io abbiamo creato col Fimo. E i due elementi che abbiamo accostato insieme sono Fimo e porcellana. Quello che vedrete sono delle commissioni che sono state fatte, quindi se leggerete dei nomi non è che noi mettiamo i nomi, li mettiamo in vendita, cioè su ordinazione, se magari uno ci chiede, sai che fai, mi metti il mio nome, allora lo facciamo, o anche con dei soggetti particolari. Allora, come prima cosa vi mostro questa alzatina, molto piccolina, carina, sopra ci sono i quattro cuoricini e l'abbiamo lasciato semplice perché comunque magari qui uno gli vuole appoggiare, non lo so, le chiavi, gli può appoggiare qualsiasi cosa e mettere troppe cose di sopra prendeva troppo spazio. Sotto invece abbiamo abbellito, come voleva la signora, con i due gufetti, azzurro e rosa, ma comunque un verde acqua, è un rosa molto acceso, i due cuoricini e ci sono questi rami con i cuoricini che gira tutto intorno all'alzatina. La stessa cosa l'ha voluta fatta nelle tazze, quindi ha voluto due sette di tazze. Questa è la prima tazza, che troviamo il cuore, questa volta un po' più decorato con il silicone e i cuoricini sempre fatti in Fimo, vedete? E poi troviamo la tazzina, la tazza, il tazzone da latte perché è abbastanza capiente, con appunto sempre i due gufetti. Questa volta il ramo è molto più spesso, molto più lavorato, con tutti questi cuori e i due cuori qui sopra che si incontrano fra di loro. Abbiamo questa tazza, è la stessa tazza, quindi ho voluto due tazze uguali, che ecco qui, vedete? Una coppia di fidanzati invece ha voluto fatto due tazze e una zuccheriera, però stile pan di stelle. Ah, la zuccheriera in questione è questa. Abbiamo preferito coprire tutto il coperchio. Allora, tolgo un attimo per evitare che cada. Allora, abbiamo allestito tutto il coperchio, sopra abbiamo messo un pan di stelle e poi qui a coprire tutta la cornice dei pan di stelle, come se fosse un biscotto enorme. Mentre sotto abbiamo preferito lasciarlo più semplice mettendo un biscotto grande e le iniziali che sono M e E. Vedete? Poi dietro anche semplice. Molto molto carino. E poi hanno voluto fatto le tazze. Questa volta le tazze sono queste. Allora abbiamo sotto la scritta del nome che è Emanuele, sempre fatto in pan di stelle con tutte le stelline, e la tazza che è questa di qua, con il manico sempre a identificare i pan di stelle e tutti i pan di stelle a girare. Al centro qui trovate un pan di stelle più grande, vedete, e poi quelli più piccoli. E questa è l'altra tazza che c'è scritto appunto Marica. E poi la stessa identica cosa, tazza col manico sempre identificando i pan di stelle e va di pan di stelle qui con quello grande al centro. Invece una tazza che abbiamo fatto noi, di nostra spontanea volontà, nel senso una tazza neutra che è facilmente vendibile quando si fanno le fiere d'artigianato, è questa tazza qui. La tazza è uguale, il tazzone è uguale a quelle due che avete visto, sempre uguale identico. L'unica cosa che cambia è il sotto, che abbiamo preferito farlo in questo modo. Vedete? Abbiamo preferito farlo in questo modo, quindi
po' più semplice, senza mettere né nome né niente, per evitare appunto che magari, cioè, il nome è un po' più personale, ecco. E questo è il risultato. Niente, questo era tutto quello che abbiamo creato e che tra un po' prende il volo per arrivare dai legittimi proprietari. Spero che il video vi sia stato utile, vi sia stato di ispirazione, che vi abbia tenuto compagnia e che vi abbia anche un minimo rallegrato la giornata. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollice in su. Se non vi è piaciuto, mettete un pollice in giù. Però, come dico sempre, commentate, almeno scrivete il perché non vi è piaciuto, così da permettermi di migliorarmi. Condividete i miei video se vi piacciono, anche in giro nei vostri social, e in più iscrivetevi nei miei social, che sono Instagram, Twitter, Google+, Facebook, eccetera. Li trovate tutti qui nell'info box oppure nell'info del canale. Io vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!